Al posto tuo, tre dei protagonisti, anzi gli assoluti protagonisti di questa commedia, io inizierei, non me ne vogliate, da Ambra, ovviamente. Ambra, che donna sei nel In in ogni altro cosa che fai. tuo? Tutta donna, No, eh? perché sei una donna puntigliosa, un po'. No, puntigliosa. Sono una donna che ama far girare tutta la questione domestica. Bisogna essere così con un marito come questo qui che, capito, vuole fare l'artista, sempre idee così curiose. Poi per i tre figli bisogna crescerli e lui non c'è mai. Insomma, una vita di stenti, faticosissima. Però è anche una donna poi brava, perché insomma è proprio il fulcro della famiglia, no? Fa funzionare tutto quanto, mette in riga anche, insomma, Luca quando arriva. Beh sì, insomma, con le sue abilità così intellettuali e un po' domestiche, fa capire a Luca che l'atteggiamentino da fighetto che ha nella sua vita lì non funziona e non funzionerà. E poi carica sua figlia, quella piccola e terribile, paurosissima bambina nel film e anche nella vita vera. Cercando di metterlo più volte in imbarazzo e cercando con rapidi segnali, tipo da esercito, di farla diventare un problema per il nuovo ospite, ecco. Quanto c'è di voi nei vostri personaggi? Quanto vi somigliano? Poco, poco, nel mio caso pochissimo, per fortuna. Solo perché è cattivissimo nel Sì. film. Penso, ho scoperto però. Ho scoperto che mi piace portare la barba. Io prima di questo film non ho mai, insomma, avuto la barba particolarmente. Infatti, l'ho poi tenuta per un anno. Vedi, Vedi, certe vedi, volte fai il film e cambi look. A sapere. Ti somiglia al È un tuo personaggio. concetto, Abbastanza, abbastanza. Mi Tutta somiglia roba. abbastanza, insomma, è un uomo dedito alla famiglia, con i figli e con la moglie, cosa che io sono nella vita. Di lontano dal personaggio ci sono queste doti nascoste che la moglie di Rocco decanta, che invece Navi normale non ci sono. E basta, questo qua. Noi al posto vostro il 29 settembre andremo al cinema a vederci. Non so Quindi voi quello che sceglierete di fare, però ricordatevi, al posto tuo, noi 29 abbiamo i settembre. nomi, quindi sappiamo chi va al cinema poi, quindi insomma, regolatevi di conseguenza. Ah, lei mi chiama. Ci vediamo al cinema.